Eccoci qui nell'area YouTube del convento di Lonato di Brescia. Siamo in compagnia di queste tre ragazze che si chiamano... I vostri nomi, vai, partendo dalla bionda alla Samantha, destra. Lucrezia. Ok. Da dove venite, ragazze? Isorella. Isorella. Calvisano. Isorella e Calvisano, allora. Anni, vai, partendo ancora dalla prima. 24. 19. 20. Ah, oh, abbiamo 24 di più, di meno. Cosa fate di bello nella vita? Iniziamo dalla ragazza di destra. Parrucchiera. Parrucchiera, si vede. Disoccupata. Disoccupata, fermi lì. Allora, la disoccupata, chiediamoli che tipo di lavoro vuoi cercare. A contatto con la gente. Che bello. Sembra segnato una donna che mi segue al lavoro lì. Invece te? Io studio. Studi università? Sì. E te, Lucrezia, studi. Cosa studi, Lucrezia? Giurisprudenza, cavoli, la ragazzina di Calvisano sta giurisprudenza, wow, è fashion. Allora, guarda, le faccio ridere, lei è iniziata come un grillo, continua a ridere, guai. Loro penseranno che caso gli avrà detto questo ragazzo qua per farle ridere così tanto. Dai, che vogliamo cantare. Allora, nel tempo libero, bella parrucchiera, cosa ti piace fare? Correre ai lobby, non so, del cucito, di ballare in discoteca. Andare a fare l'aperitivo. Di andare a fare l'aperitivo. Invece la ragazza in mezzo che c'ha il singhiozzo? Non ho il singhiozzo, stavo ridendo. Ah. Mi occupo dei miei animali. Che animali hai? Tartarughe, gatti, topi, anatre, galline, una piccola fattoria. Una piccola fattoria, io. E ora arriviamo a lei. Lucrezia! Dimmi! Allora, quali sono i tuoi hobby? Io mangio patatine sul divano. E via, anche io guardo la patatina. La mangerei dalla mattina alla sera se potessi, guai. Fritta, cotta, cruda. Certo. L'importante è che ci sia la patatina, che quella fa bene alla pelle, fa bene all'organismo. Alla salute. Lucrezia, sei fidanzata? Sì. Oh, come si chiama il tuo bello? Che allora io dico, ma che bella vocina che ha la tua bella. Dov'è Christian? È scappato! Oh. È scappato! È andato a cercare la patatina! No, basta la mia! Basta la mia, beh, cavoli! No. La basta la ansia! Io non parlo col brescianotto, dai! No! Perché io sono una ragazza fine! Siete pronti a cantare Destinazione Paradiso, cucciole? Sì. Vai. Non lo so. Parrucchiera, sei pronta? Lei è la donna dell'Aperol? Aperol? Ma sai che la sappiamo. Però ci dai una mano. Vi do quello che volete. Ma non possiamo usare un microfono? No, uno per uno. No, sì. Sentiamo più unite con un microfono. Ma è meglio uno a testa. No. In questo giro tondo d'anime che si fa e si volta è perso e resta qua. Lo so per certo, amico, mi son voltato anch'io. Sembrano le suore di Sorella. Per raggiungerti ho dovuto correre e bere lo spritz. Quello play. Ma più mi guardo in giro e vedo che c'è un mondo che va avanti anche se se tu non ci sei più. Vai. E dimmi perché in questo giro tondo d'anime non c'è, no, un posto per scrollarsi via di dosso. Quello che ti è stato detto è... Ma che canzone hai scelto? E quello ormai che sa... C'è! Città. E vi saluto a tutti e salto su e prendo il treno e non
la voce di sorella. Viaggio senza solo, senza ritorno se non in volo, senza fermate nei confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Io mi prenderò il mio posto e tu seduto lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso. Brava Lucrezia! Se sto lì al mio fianco mi dirai: destinazione paradiso. C'è, che c'è, e c'è che prendo quello che va a paradiso città. Mi prenderò il mio passo e tu mio fianco mi dirai: destinazione paradiso, paradiso città. Brave brave le nostre ragazze di Sorelle Calvisano. Loro si chiamano sulle mani Deborah, Samantha, adesso prepara la voce, e Lucrezia. Wow, a bombassa Lucrezia! Ciao ragazze! No, voglio no,